Amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati con il Palleaccecato di Thiene per la 24esima giornata del massimo campionato di Serie 1 di hockey pista, con le riprese di Marian Monteanu di Studio 7 HD e con la regia di Vittoria Dio, con Stefano Rettis alla voce. Stasera andremo a raccontarvi la sfida, il derby, l'ultimo di questo campionato tra l'hockey Thiene ed il Bassano. Anche questa volta non sarò solo, ma avrò qui al mio fianco Modesto Dilda. Ciao Modesto, un Thiene, quello di stasera, che giocherà a mente libera dopo la salvezza raggiunta matematicamente sabato scorso, nonostante la sconfitta follonica. Incursione di Rettis da dietro, il tiro di Rettis parato da Dalmonte. Può ripartire in contropiede velocissimo il Bassano, serie di passaggi tra Neves e Giulia, e il gol del Bassano con Neves porta in vantaggio Bassano a 21:45. Il capitano del Bassano, nulla da fare. Contropiede intanto del Thiene con Rettis in possesso palla dietro porta, viene subito e qui il gol accompagnato di Barbieri, si insacca sull'incrocio sinistro di Alberto Dallavecchia. Bello il gol di Nicolas Barbieri, erro il suo primo gol di Miguel Solé, appena entrato il giocatore andorrano del Thiene. Altro contropiede del Bassano e qui fa tutto da solo, scuccato intanto, altra incursione centrocampo di centro area di del Bassano con scuccato, ci mette una per il Bassano, arriva nelle loro stecche. Intanto altra incursione, buona la copertura, adesso il contrattacco, ma non riesce a concludere il Thiene. Ancora Piroli, passaggio in mezzo fermato dal Bassano, può ripartire Bassano, l'assist per Panizza tu per tu con Alberto Dallavecchia. Queste ripartenze sono micidiali. Insacca il terzo gol il Bassano con Michele Panizza, che con una freddezza disarmante Thiene non deve assolutamente mollare, non deve demordere, le potenzialità le ha, dimostrato durante questo campionato. Diciamo che il Thiene si sblocchi un attimo, forse è quello che ci vuole. Tanto si fanno un po' prendere dalla foga Sperotto e Scoop Neves. Il tiro al volo di Barbieri su assist di Neves, nulla da fare, pallina del Thiene, avanza Piroli. Sulla destra la finta di Piroli che va a superare Mauro Dalmonte per il primo gol del Thiene. Mancano 5 minuti e 34 secondi al termine del primo tempo. Davide Piroli, una bella magia quella del numero 8 thienese. Ma non è chiaro. Tanto bel tiro da fuori di Rettis, si finisce di poco a lato della gabbia di Mauro Dalmonte. Ancora Piroli, l'alza e schiaccia, il tiro di Davide Piroli. Bellissimo gol, raddoppia nel giro di pochissimo Davide Piroli e riaccende le speranze giallo-blu a 4 minuti e 43 secondi. Bella la giocata di Davide Piroli, questa è la grinta di cui è fatto. Intanto l'incursione di Rettis qui dal via Ugeri alla punizione di Rettis. Rettis non ce la fa, bravo Dalmonte a contropiede del Bassano in inferiorità, non si fa sorprendere la difesa. Panizza, Neves da dietro porta, imbroglia così Alberto Dallavecchia per il quarto gol del Bassano, 1 minuto e 14 secondi dal termine del primo tempo degli avversari. E intanto bravissimo Pertegato qui in due tempi, annulla il tentativo del Bassano, meglio di pattino da parte del Bassano. Mamma mia che occasione anche qui. Neves, scuccato Neves, Giulia, e qui il gran tiro da fuori di Giulia a beccare il palo interno
sulla destra di Davide Pertegato, 10 minuti e 40 secondi. Giulia, 10 secondi, pallina all'indietro per Scuccato che tiene palla, un secondo, finisce qui la partita, l'ultimo derby di quest'anno per l'Hockey Tiene, Tiene 2, Bassano 5.